Bentornati in Production Line. Notavo che si è creato un discreto ingorgo qua sulla parte dei fari. Andiamo ad aggiungere un po' di robot e vediamo se la situazione migliora. Anche su questa fase cominciamo ad avere un piccolo ingorgo. Sono tutti ottimi segni, vuol dire che tutta questa parte sta funzionando. Acceleriamo e vediamo cosa succede. Al momento stiamo ricercando l'espansione della fabbrica, che appunto potrebbe essere quello che ci serve per avere cominciare la produzione dei sedili, che avevamo visto nello scorso episodio essere al momento la parte più costosa, addirittura più costosa dei motori. Allora, sembrerebbe esserci comunque una sorta di problema con la giacenza delle luci. Effettivamente qua si sta creando un'enorme coda. Prova ad aggiornare anche gli altri slot nel mentre. Devo dire che in realtà, essendo qua i fari, non riesco a capire quale sia il problema eventuale di questa stazione. Però mi segna comunque di essere sempre in attesa di risorse. E sì, cioè ho sempre questo in attesa di risorse che prende quasi il 50% della stazione e non riesco effettivamente a capire quale sia il grosso del problema che sta creando questo collo di bottiglia. Però nel momento andiamo a espandere finalmente la fabbrica prendendoci questo grosso pezzo. E a questo punto abbiamo molto spazio, anche un po' di spazio per gli uffici. E dicevamo che dovevamo ragionare sulla produzione dei sedili. Portiamola avanti. Ok. Nel mentre stiamo sbloccando la qualità. Ok. Allora, queste sono luci direzionali, qui c'è bisogno di luce e luce direzionale, ecco qual è il problema. Allora, aggiungiamo l'oggetto della luce semplice, che sì, effettivamente forse le luci direzionali non sono per tutti i tipi di auto, quindi dipende dal tipo di auto se riusciamo a caricare o meno. Per il lusso dovrebbero esserci le direzionali, per le normali no. Ok, sembrerebbe quasi sbloccato questo punto, la coda
si sta leggermente accorciando. È sempre un in attesa di risorse. Allora, io potrei fare una cosa per risolvere questo problema, semplicemente andare a dire che anche la berlina ha le luci direzionali. E via. Facciamo così e togliamo queste e mettiamo un altro po' di queste, mettiamone 20. Ok. Ok, a questo punto qui usiamo solo le luci direzionali e questo sta accelerando la fabbrica. Allora stiamo vedendo che ora il collo di bottiglia sta diventando assolutamente il rilevamento dei difetti, cosa che ci potevamo aspettare. Adesso stiamo logicamente ricercando la parte dei difetti. Nel mentre escono un sacco di auto e stiamo cominciando a guadagnare seri soldi. Gli obiettivi grossi di campagna li stiamo quasi risolvendo, poi dovremmo quasi cominciare a pensare di fare auto a basso costo, anche se abbiamo visto che fare due sistemi con fare di un tipo e fare di un altro potrebbe non essere così vantaggioso, perché crea dei punti di attesa per le risorse. Ok, noi continuiamo ad andare avanti, vediamo che effettivamente qui c'è una linea intera, si aspettano sostanzialmente i motori che partono da qua e c'è poco da fare in realtà, perché qua è, questo deposito è tutto quello che può esserci e le risorse arrivano più velocemente possibile, ma c'è sempre un'attesa. Allora possiamo fare copia uno slot, allora possiamo provare a mettere un secondo deposito qua, che comunque il collo di bottiglia si forma sempre su questo punto e sempre su questi motori. Allora noi proviamo a mettere un altro magazzino di motori, non so più bene cosa fare. Servo motori. C'è un magazzino intero di servomotori. Non viene in realtà neanche intaccato. Eppure questo blocco rimane sempre con una discreta attesa, anzi più che discreta, è quasi al 50% l'attesa. E possiamo farci poco in realtà, perché cioè in realtà la cosa che possiamo fare è questa, ma è abbastanza assurda, quindi è mettere un magazzino di servomotori proprio attaccato. E vediamo se abbassa un po', sembrerebbe migliorare leggermente. Allora io a questo punto qua questi servomotori non mi servono più e andiamo ad aggiungere altre risorse.
Ok. Abbiamo quasi finito la specializzazione del controllo qualità. Le auto stanno ancora uscendo molto rapidamente. Oddio, qui si è creata una coda infinita al controllo qualità. Ed è proprio al controllo qualità a questo punto, e fortunatamente è quello che stiamo ricercando. Potremmo comprare anche questo pezzo di fabbrica in modo da avere più spazio per il controllo qualità. Come soldi non abbiamo problemi per il momento, e anche sugli obiettivi stiamo andando alla grande: 74%, 89%, 24%. Siamo quasi al 95% per il controllo qualità, che a questo punto è il vero collo di bottiglia della fabbrica, perché c'è una coda infinita. Perché per quanto questo punto è lento, comunque non è lento come il controllo qualità. Perfetto. Allora, andiamo a sistemare il controllo qualità, ispezione visiva, sono 1 minuto e 51, 1 minuto e 39, 1 minuto e 30. Ok, possiamo andare a togliere questa, penso. E vediamo che vanno molto molto più veloci. A questo punto vediamo un piccolo collo di bottiglia qui anche per le risorse, ma noi aggiungiamo anche i robot. Cosa manca qua? Allora, qui sostanzialmente già c'è, sono antenne e altoparlanti. Mettiamo un piccolo deposito. Antenne e altoparlanti, che ne servono molti di più, molti molti di più, quindi facciamo così. Ok, non so se arriverà qualcosa, vediamo se abbiamo qualche altra porta per portare dentro qualcosa, però nel momento possiamo cominciare con la produzione dei sedili. Allora, i sedili dove servono qua? Andiamo a cercarli. Eccoli qua i sedili. Produzione di sedili, in realtà possiamo cominciare a metterla qua. Ed ecco come funziona la produzione. Facciamo un realizza sedile. Hanno bisogno di risorse anche loro. Materie prime. Aggiungiamo il nastro da punto a punto. Trasporto, ok. E questo dovrebbe effettivamente andare a riempire questa sezione dei sedili molto velocemente. Non c'è un momento in cui sono effettivamente in attesa di risorse. In realtà siamo quasi in attesa sull'uscita. Qui non sono effettivamente arrivati un granché di risorse.
ci vorrebbe probabilmente un'altra importazione, cosa che vado a inserire e vediamo se aggiungendo questo qua entrano un po' di pezzi, sì, che vanno sul sistema e effettivamente vanno a riempire più rapidamente questo slot che era quello problematico. A questo punto andiamo a vedere se sulla produzione dei componenti abbiamo abbattuto i costi della... Al momento abbiamo finestrini, come costi. Adesso la propulsione comincia a essere effettivamente il primo, ne produciamo 12, ne consumiamo 26, ma penso che questo numero andrà a posto mano a mano che andiamo avanti. Non sono in attesa di risorse, quindi stanno producendo alla velocità giusta. Non so se sono a una velocità sufficiente per i sedili che ci servono, ma non mi sembra che si stia creando un collo di bottiglia. Ora il collo di bottiglia sembra più da questa parte, sui treni. Cosa stiamo ricercando nel mentre? Specializzazione export, poi revisione, eliminazione dei difetti. Ok, per il momento è ancora tutto eccezionale e abbiamo quasi completato le auto costose. Dopodiché potremmo anche smettere di produrre auto costose. In realtà non abbiamo un incentivo a produrle una volta raggiunto l'obiettivo. E anzi, effettivamente, probabilmente auto con meno dispositivi potrebbero essere più utili. Proviamo a fare un'auto base. Allora, qui aggiungiamo crea modello simile. Sì, magari era meglio partire da non da quella di lusso. Ok, questo è proprio il modello da straccione. Autoradio sembra essere necessaria. La mettiamo attorno ai 20, ai... qui cominciamo a essere su un territorio problematico per il markup. Vabbè, noi cominciamo a provare a vedere se questa strategia, aggiungendo anche la berlina, può andar bene. E in realtà, appunto, qua abbiamo un costo iniziale abbastanza alto, quindi il markup su queste è più basso. Fortunatamente abbiamo già preso un bel po' di soldi in questa fase. Però allora, sostanzialmente a questo punto abbiamo completato le auto costose, quindi smettiamo di produrle. E ritiriamo la berlina di lusso dal mercato. Ok, teniamo solo le berline 1 e 2. Dovrebbero costarci un pochino meno. E speriamo di riuscire a risparmiare qualcosa sui tempi di produzione. Logicamente abbiamo ancora un sacco di auto di lusso in linea che stanno piano piano salendo.
Ok, come siamo messi con la ricerca? Ricerca attuale è quasi a posto. 91%, perfetto. Questo dovrebbe permetterci di accelerare l'uscita qua, che non è ancora diventato un collo di bottiglia reale. Come vedete qui abbiamo completamente ripulito mettendo giù vari magazzini. Dovremmo aver abbattuto un po' i costi facendoci i nostri sedili, ma dobbiamo assolutamente cominciare a lavorare anche sui motori, perché è la parte che ci costa di più. Allora, documenti. Allora, vediamo cosa è uscito. Giù un ufficio di documenti, non so bene cosa serva. Ok, va messo giù. Ah no, è assolutamente uno di questi. Ok, probabilmente accelera una fase Allora, vediamo se così effettivamente non c'è la fase documenti, spedizione. Esatto. Quindi è sostanzialmente qui sono due parti, uno è il documenti, uno è la spedizione vera e propria e l'abbiamo migliorata. Ok, quindi ora il grosso collo di bottiglia si sta formando qua, andiamo a aumentare gradualmente il numero di robot. E poi vediamo se c'è bisogno di un... Ok, qui c'è assolutamente bisogno di... Servo motore, temo. E ok, direi che per questo episodio ci siamo. Siamo molto vicini alle auto medie, siamo già al 30% per le auto. Abbiamo completato il nostro obiettivo per le auto di lusso, quindi siamo assolutamente in strada. Adesso piano piano stiamo cercando di vendere queste auto che stanno uscendo e stanno uscendo anche le prime economiche, eccole qua, con questo colore discutibile. Per ora è tutto e alla prossima.